Buon pomeriggio, ben trovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca giudiziaria con l'avviso di garanzia arrivato al manager dell'ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi, anch'egli coinvolto nella inchiesta che riguarda appalti per i servizi extra ospedalieri psichiatrici. Nel frattempo, ieri pomeriggio è stato anche ascoltato come testimone il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Venerdì invece sarà la volta del responsabile della cooperativa La Rondine, Domenico Mattucci. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Si allarga l'inchiesta della Procura di Pescara su presunti appalti truccati nella gestione dei servizi psichiatrici extra ospedalieri della ASL di Pescara. Ieri infatti è stato notificato un avviso di garanzia anche al manager della ASL, Vincenzo Ciamponi, che fa seguito agli arresti che c'erano stati mercoledì scorso, quando finirono in manette i due responsabili della cooperativa La Rondine, Luigia Dolce e Domenico Mattucci, ed il direttore del Dipartimento Salute Mentale, il dottor Sabatino Trotta, che qualche ora dopo si tolse la vita nel carcere di Vasto. L'avviso di garanzia per corruzione notificato a Ciamponi sarebbe un atto necessario a consentire lo svolgimento dell'incidente probatorio sul materiale informatico in possesso della Procura Pescarese, che presto sarà oggetto di perizia. Ciamponi aveva firmato l'aggiudicazione della gara d'appalto non prima di aver espresso delle perplessità riportate nell'ordinanza del GIP del Tribunale di Pescara Nicola Colantonio. La ASL però precisa in una nota che la sottoscrizione del contratto con la cooperativa La Rondine è avvenuta unicamente a seguito dell'istruttoria condotta e condivisa dagli uffici competenti e previa consultazione del legale di fiducia della ASL. L'inchiesta però potrebbe non solo avere risvolti in campo sanitario, ma anche politico. Trotta, oltre che psichiatra, era infatti esponente di Fratelli d'Italia, già candidato alle scorse regionali e come tale aveva rapporti con l'entourage del presidente Marsilio, che ieri è stato chiamato a rendere chiarimenti ai magistrati in qualità di testimone. Marsilio si è intrattenuto un'ora e mezza con i PM Anna Benigni e Luca Sciarretta ed ha ribadito la correttezza dei suoi comportamenti e di quelli dell'ente che rappresenta. L'impressione è che i magistrati vogliano scavare oltre la superficie del presunto intreccio corruttivo che sarebbe legato all'appalto da circa 11 milioni di euro per i servizi psichiatrici extra-ospedalieri, andando a verificare anche eventuali episodi corruttivi e connessioni con il versante politico frequentato da Trotta. Proseguiamo e ci spostiamo a Teramo. Il ministro della Salute Roberto Speranza sarà nel capoluogo abruzzese lunedì prossimo per inaugurare il nuovo centro vaccinale nel campus dell'università. All'Università di Teramo infatti saranno vaccinate, secondo le previsioni, 3.800 persone al giorno grazie a 16 postazioni operative 7 giorni su 7. Si tratta di uno dei più grandi hub vaccinali universitari presenti in Italia. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. L'Università di Teramo si trasformerà in uno dei più grandi centri vaccinali universitari italiani. 3.800 vaccini al giorno, 16 linee vaccinali operative 7 giorni su 7. Si parte da lunedì 19 aprile e per inaugurare l'avvio di questa attività arriva il ministro della Salute Roberto Speranza, che con la sua presenza intende premiare un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni, università, ASL e Comune di Teramo. Trattasi di un hub importante perché segna una sinergia tra la ASL, l'università, le altre istituzioni con cui noi intratteniamo dei rapporti costanti. E soprattutto, ecco, il fatto stesso che il ministro Speranza sarà qui il giorno in cui inizieremo proprio a fare le vaccinazioni in questo luogo, il 19, nella tarda mattinata di lunedì, evidenzia l'importanza dell'evento e soprattutto la vicinanza anche delle istituzioni a questa realtà regionale. Nel campus di Unite non ci si vaccinerà solamente. All'atere della campagna di vaccinazione di massa è prevista tutta una serie di eventi culturali ed informativi a servizio della popolazione nell'ottica di Teramo, città universitaria. Questo grande hub vaccinale universitario, però non ci sarà solamente la vaccinazione, ma anche incontri culturali, eventi. Sì, perché appunto è una campagna, quindi non è soltanto la semplice siringa. Insomma, noi vogliamo informare e
come dire, anche un po' formare le persone, perché è il compito dell'università, ma non solo, quindi anche dei momenti di rilassamento, di intrattenimento, perché lo spazio del campus ce lo consente anche nel rispetto del distanziamento. Ci sarà un punto ristoro importante, quindi sia per gli operatori, che saranno tanti, insomma, se si devono vaccinare circa 3.500 persone ogni giorno, insomma, gli operatori hanno bisogno anche di rifocillarsi. Un piccolo problema continua però ad esistere ed è quello dei trasporti. Raggiungere facilmente l'università con le parco rimane ancora un obiettivo da centrare. Su questo entra in gioco il Comune di Teramo, che promette il potenziamento delle corse. In questo senso, anche in funzione proprio del potenziamento della campagna vaccinale, oltre a dare un supporto logistico, organizzativo appunto per le sedi, come Comune di Teramo, come città capoluogo, metteremo a disposizione anche un servizio di trasporto pubblico locale dedicato, ovviamente che verrà definito e delineato d'intesa con l'ASL, nel senso che dovrà essere coordinato con gli orari della vaccinazione, con i tempi, con le modalità, anche con le categorie che verranno vaccinate, proprio appunto per consentire di rimuovere qualsiasi ostacolo, anche quello eventuale della distanza, per poter effettuare una vaccinazione la più ampia possibile e che non lasci nessuno da solo. Adesso andiamo a Pescara, dove questa mattina c'è stata una manifestazione degli esercenti che aderiscono a Confcommercio. Chiedono di riaprire le attività che sono state fermate dalla pandemia. Sentiamo. È ora di dire basta, voi chiedete date certe sulla riapertura. Beh, le certezze sono fondamentali per dare a noi il giusto tempo per poter riaprire. Dobbiamo fare tutti i programmi di sanificazione delle nostre aziende, ma la cosa più importante è che vogliamo tornare a ripristinare la mise en place nei locali, a rimettere in piedi il bar, a rimettere in piedi tutto quello che è l'attività di pubblico esercizio. La nostra società ha bisogno di ottimismo. L'ottimismo deve partire da notizie certe, possibilità di poter investire nel prossimo futuro, nell'immediato per il prossimo futuro, e poi trovare qualche soluzione attraverso un sistema che venga anche segnalato dai governanti. Una moratoria bancaria che consenta a noi, perché il ristori di per sé è soltanto un piccolo palliativo, moratoria bancaria per investimenti almeno 30 anni, occupazione sullo pubblico gratuito, e poi per ultimo noi sono 8 mesi che siamo fermi per il principio chi inquina paga, quindi la TARA abolita per tutte le attività di pubblico esercizio. Perché questa manifestazione si svolge in maniera tranquilla, serena, come devono essere tutte le richieste che si fanno al governo o alle istituzioni. Io sono qui per testimoniare la mia vicinanza a tutte queste attività che da troppo tempo non lavorano, non svolgono attività, non guadagnano. È un rischio troppo grosso quello che sta correndo la città di Pescara, perché Pescara è una città che vive di commercio e non può permettersi che le attività rimangano chiuse per troppo tempo. Oggi ci troviamo in una situazione tale per cui si può cominciare a guardare avanti con la riapertura delle attività, con la massima sicurezza, con le massime precauzioni, perché è possibile farlo, ma dobbiamo cominciare a ragionare così, e l'appello al governo che oggi viene da questa piazza è anche il mio appello. Ripartiamo in sicurezza, con tranquillità, con tutte le precauzioni possibili, ma non facciamo in modo che queste attività muoiano, perché se muoiono le attività commerciali nei centri delle città vuol dire che muoiono le città. Fermi con il 90% registrate di perdite di fatturato, il 2020 è andato al 90% di perdita, il 2021 si sta protraendo alla stessa situazione, perché una festa come un matrimonio in modo particolare ha bisogno di una programmazione di 6-12 mesi. Trovandoci oggi al 13 di aprile, non conoscendo protocolli né regole né date di riapertura, tutte le cerimonie del 2021, quindi spostate dal 2020 al 2021, si stanno spostando al 2022, vale a dire per somma 2 anni di festa. Noi siamo collegati a questa linea Horeca, che in pratica è la nostra risorsa. Le aziende forniscono, gli alberghi, diamo la possibilità adesso di dare anche monoporzioni, e con queste monoporzioni, dove sono stati fatti questi investimenti, noi non riusciamo in pratica a distribuirli dovuto alle chiusure di queste strutture, e vogliamo tornare anche noi a lavorare, ecco come si urla in piazza, ormai in tutte le piazze d'Italia. Per questo motivo siamo qui, insomma, vogliamo il lavoro.
Voltiamo pagina con la cronaca. Maxi sequestro dei finanzieri di Pescara che hanno fermato due autovetture sulla A14. A bordo hanno trovato oltre un chilo tra eroina e cocaina. Vediamo il servizio. Lo stupefacente viaggiava sulla A14 in due vetture che proprio per il loro procedere appaiati hanno insospettito i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara. Le due vetture si sono incontrate nei pressi del casello autostradale di Val di Sangro, una proveniente da sud e l'altra in attesa per poi proseguire insieme. Una volta fermate dalle fiamme gialle e scortate verso la caserma di Lanciano, le unità cinofile hanno scoperto la droga, 680 grammi di cocaina e 520 di eroina nascosta all'interno del bagagliaio appositamente modificato di un Audi A3, posta poi sotto sequestro assieme a telefoni cellulari e materiale per il confezionamento delle dosi. Queste avrebbero fruttato sul mercato dello spaccio lungo la costa adriatica oltre 150.000 euro. Il corriere della droga, un 28enne del Foggiano, è stato arrestato, mentre le altre due persone a bordo delle vetture fermate sono state denunciate a piede libero. Adesso l'operazione della polizia di Chieti che ha arrestato e posto ai domiciliari un 25enne campano accusato di aver messo in atto una truffa ai danni di un'anziana. Vediamo il servizio. È stata una rosa tatuata sulla mano a tradirlo. Così un 25enne campano, presunto autore di una truffa ai danni di un'anziana di Chieti Scalo, è stato individuato, arrestato e posto ai domiciliari dagli agenti della squadra mobile di Chieti. La polizia ha anche notificato al giovane il foglio di via obbligatorio per 3 anni dal territorio comunale. Secondo gli inquirenti, l'indagato sarebbe riuscito a farsi consegnare da una 85enne teatina 4.000 euro fra contanti e gioielli, spacciandosi per suo nipote. Modus operandi era quello di effettuare una telefonata alla vittima lasciandole intendere di essere il nipote e lasciando che la donna dicesse lei il nome del nipote per rappresentarle la necessità di una somma di denaro per una spesa urgente da effettuare e riferendo di incaricare una persona per il ritiro di questo denaro. Una volta carpito il consenso della persona anziana, anche molto allarmata diciamo da questa circostanza, si è recata a casa della persona ove ha prelevato il denaro, perlomeno quello che la persona è riuscita a racimolare, che evidentemente aveva a casa. A quel punto ha avanzato ulteriore richiesta della consegna anche di gioielli e in questa circostanza la vittima ha consegnato i gioielli che aveva in casa, tra cui anche la fede nuziale. Partendo chiaramente dalla descrizione molto particolare di questo soggetto, che in un primo momento era stato descritto come una persona di sesso femminile perché ne aveva l'aspetto e anche soprattutto gli abiti e un particolare, quello di un tatuaggio di una rosa sopra il dorso della mano. Quale questore della provincia di Chieti, atteso anche il verificarsi di una serie di episodi simili a quello per il quale oggi abbiamo arrestato l'autore di una odiosissima truffa in danno di persone anziane, è quella di non cadere in facili trabocchetti con telefonate dove appunto vengono segnalate delle necessità, un incidente, necessità di economiche, di avere soldi per fare fronte a spese improvvise. Quindi l'appello è di tenere alta l'attenzione e di contattare sempre al 112, al 113 le forze di polizia in modo da garantire con il nostro intervento l'evitare del verificarsi di questi episodi odiosi in danno di persone anziane. Siamo arrivati allo sport, partiamo dal calcio di Serie B. In casa Pescara tengono banco i 6 casi Covid rilevati nel gruppo squadra, sono 5 giocatori interessati, Macin, Seter, Omeonga, Busellato e Del Favero, è un componente dello staff, l'osteopata Rocco Trivarelli. Domani è previsto un nuovo giro di tamponi e la partita di sabato con la Virtus Entella è a rischio. Il responsabile dello staff sanitario biancazzurro, il professor Vincenzo Salini, ieri sera ha fatto il punto intervenendo nella trasmissione replay condotta da Enrico Rocchi. Vediamo il servizio.
Innanzitutto è normale che purtroppo presumibilmente questa, diciamo, tra virgolette, infezione può essere venuta dall'esterno, perché come sappiamo durante le settimane scorse ci sono stati i raduni della nazionale, quindi probabilmente attraverso ciò abbiamo avuto questa infezione, perché per fortuna finora eravamo stati non toccati direttamente o comunque solo marginalmente da questo problema. Il mister ha fatto più di un tampone e il risultato è sempre negativo, ha avuto questa lipotimia un po' forse dovuta al fatto della come diceva anche il direttore Bocchetti, al cambio di temperatura improvviso, un po' al fatto che durante la settimana aveva febbre, mal di schiena e quindi tutto insieme. Per fortuna lui è risultato sempre negativo. Ritornando al discorso di prima che facevate con Fazzi, secondo me sicuramente è molto probabile che si configuri l'idea che ci sia alla fine un cluster a Pescara, perché ormai vediamo mercoledì, però oggettivamente io sono abbastanza pessimista, considerando che la squadra è stata in ritiro per una settimana. Io penso che la AS, se qualora si dovesse manifestare un'ulteriore positività o più positività nei tamponi di mercoledì, io ritengo che realisticamente c'è una buona possibilità che la ASL possa intervenire, e sicuramente la ASL non penso che dia l'interdizione per due giorni, perché in realtà l'interdizione per due giorni cambia poco. In realtà, se il problema c'è, è un problema, l'abbiamo visto con l'Empoli ha saltato più di una partita. Sì, la squadra in bolla teoricamente, devono eseguire tamponi ogni 48 ore, allenamento individuale, poi i negativi possono eseguire anche allenamenti di squadra. Sicuramente diventa molto complesso organizzare gli allenamenti, e soprattutto in questo periodo del campionato, in questa stretta finale dove magari ci sono anche atleti infortunati, quindi diciamo che dal punto di vista logistico la gestione diventa molto più complessa secondo me. L'aspetto medico per questi ragazzi è relativo, anche perché tutti i positivi che stiamo contando in squadra sono tutti o asintomatici o paucisintomatici, quindi o con qualche linea di febbre, con un po' di tosse, quindi da quel punto di vista siamo assolutamente tranquilli. Dal punto di vista sportivo sicuramente questa mazzata è arrivata nel momento meno corretto per quel che ci riguarda. Adesso la Serie C, sono state ufficializzate le date dei play-off. Il primo turno si disputerà il 9 di maggio, il secondo il 12. Dal 16 maggio poi scatterà la fase nazionale. In casa Teramo, ripresa degli allenamenti questo pomeriggio dopo l'inopinata sconfitta in casa della Cavese, ultima della classe. Domenica terz'ultima di campionato per il Diavolo, che alle 17:30 ospiterà il Bisceglie. Noi andiamo ad ascoltare il capitano Andrea Arrigoni, amareggiato dopo il KO di Cava. Non è semplice venire qua a dire qualcosa, perché in questo momento ci farebbe meglio star zitti e andare a casa e riprendere in settimana l'allenamento. Faccio fatica anch'io a dire qualcosa e purtroppo abbiamo subito quel gol su calcio d'angolo, e dopo la partita è stata difficile. Sapevamo che venivamo qua a fare una partita difficile, sarebbe facile dire adesso, sicuramente verrà fuori, che la squadra ha sottovalutato la Cavese. Non è assolutamente così. Noi siamo venuti qua per fare la partita che dovevamo fare, sapendo che sarebbe stata una partita difficile, che loro avrebbero messo tutto quello che potevano avere per darsi una speranza, quindi non è stato quello il problema. In questo momento è facile darci addosso, non dico niente, fa parte delle parti. In questo momento noi dobbiamo subire quello che eventualmente ci viene addosso, però dobbiamo reagire. So che è una frase fatta, eccetera eccetera, però la penso veramente così. Cioè, noi dobbiamo portarci a casa sta scoppola, però non possiamo mollare adesso, perché comunque dobbiamo difendere quello che abbiamo fatto fino adesso. Lasciamo i professionisti, scendiamo tra i dilettanti. In eccellenza si è giocata domenica la prima giornata di campionato. Sono partite bene l'Aquila e Chieti, mezzo passo falso per l'Avezzano. Il resoconto nel servizio curato da Andrea Costantini.
Chieti e L'Aquila partono con il piede giusto, Stecca l'Avezzano. Questa in sintesi la prima giornata del mini campionato regionale di eccellenza, con 7 squadre in corsa per l'unico posto in Serie D e con le 3 compagini citate favorite per la vittoria finale. A fare la voce grossa in particolare è il Chieti di Alessandro Lucarelli, che rifila la manita al Lanciano in un derby che mancava da 15 anni, anche se l'ultima volta si era giocato in ben altre categorie, C1, ed era il 2006, e chiaramente la presenza del pubblico. Per i neroverdi è stato il modo migliore di tornare a giocare gare ufficiali, partita sbloccata da Fabrizi e poi è salito in cattedra Galli, autore di una doppietta. Nel mezzo, a metà ripresa, la rete di Imperatrice, che ha riaperto il match solo per pochi minuti, prima del terzo gol appunto di Galli. Nel finale hanno arrotondato Rodia e l'ex nerostellati Spadafora. Un 5-1 che è un messaggio al campionato, di contro un Lanciano partito col piede sbagliato, che ha bisogno di crescere, ma tanto tempo non c'è. Solido l'inizio del torneo anche dell'Aquila. La prima giornata opponeva all'11 di Roberto Cappellacci quella del fino Flacco Porto, autentica sorpresa della prima parte, poi annullata, della stagione. Una sfida, insomma, tra le squadre che meglio avevano approcciato al torneo d'autunno. A fare la differenza il solito Miccichè, con un gol per tempo, il primo realizzato sul rigore, il secondo con un chirurgico diagonale mancino. Una partenza in scioltezza, prima del turno di riposo, in concomitanza di una seconda giornata nella quale, d'altro canto, i pescaresi di Guglielmo Bonati tenteranno di riscattarsi nel sentito match contro il Chieti. Al De Marsi invece ha sognato il colpaccio, fino ad una manciata di minuti dalla fine la Renato Curiangolana, passata in vantaggio con Casati alla fine del primo tempo. Avezzano in difficoltà fino all'83esimo, quando l'autogol dell'esperto Mucciante ha regalato la parità ai marsicani, che si sono svegliati e in pieno recupero hanno ripetutamente sfiorato il gol partita. Avezzano già costretto alla vittoria domenica nel confronto tra Delusi e Lanciano, mentre l'Angolana riceverà il Capistrello, che debutterà dopo il turno di riposo in apertura. Visto come l'andamento della partita, alla fine avevamo fatto la bocca su questa vittoria, però chiaramente è un punto che ci sta, lo prendiamo per quello che è. Peccato, perché dopo sia l'autorete e poi l'espulsione ha cambiato un po' la partita. Probabilmente non è il risultato che mi aspettavo alla fine qui in sala stampa e anche negli spogliatoi, però abbiamo giocato soltanto noi. L'Angolana ha tirato una volta in porta, mi pare, e ha fatto gol, quindi alla squadra posso rimproverare poco. Lasciamo il calcio adesso, il volley. Sono scattati i playoff in A2, la Sicortona ha sfiorato l'Impresa a Siena, domani si disputerà gara 2. In A3 parte col piede giusto l'Abba Pineto, che conquista una vittoria schiacciante in 3 set contro Aversa, il servizio di Sergio Zappalorto. Una Secco pazzesca e dal cuore infinito rischia di fare il gran colpo a Siena, da dove esce battuta per 15-13 solo al tie break e di nuovo senza Cantagalli dal quarto set in poi. Da un gruppo così straordinario è lecito attendersi un miracolo da gara 2 di questi quarti di playoff domani sera alle 19 Ortona. In A3 è ritrovato un super Pineto che travolge un pur insidioso Aversa, che nelle ultime 11 gare ne aveva vinte ben 10, compresa quella proprio contro l'Abba, pur se in terra campana, dove si andrà per gara 2 degli ottavi domenica 18 alle 17. Con queste premesse c'è solo da avere fiducia totale, felice e bravo Rosichini. Abbiamo vinto il primo round di una serie che però secondo me sarà estremamente lunga e sofferta, perché Aversa è veramente una buona squadra che gioca un'ottima pallavolo. In B maschile, con recupero perso al tie break ad Ancona, l'Alba Adriatica passa alla seconda fase. In B1 femminile, il Gran Derby appannaggio, secondo tradizione, del Forte Altino, che liquida 3-0 le cugine teatine e sale al primo posto prezioso per la seconda fase. Le neroverdi si affidano agli altri 5 recuperi da effettuare, i due allenatori a fine gara. Ma noi ci giochiamo in guardia con Cisterna, andata e ritorno, perché è la squadra che abbiamo lì davanti, dobbiamo andare a Trevi, poi mercoledì adesso andiamo a Casal dei Pazzi con un altro squadrone e vediamo cosa riusciamo a fare. Oggi c'è stato veramente, abbiamo fatto un passo indietro, però te l'ho detto, anche queste circostanze qua è un continuo, è tutto l'anno così, va bene, a me lo stesso. E solo soddisfazioni, perché le ragazze da quando sono arrivato io hanno lavorato tantissimo e si meritavano queste soddisfazioni di prendersi un po' di rivincite. Sono contento per come è andata la partita, contento per i 3 punti, da quello che mi hanno detto contento per il primo posto in classifica, e adesso ci aspetta un mese di duro lavoro.
Chiudiamo con un paio di notizie di calcio a 5. Ferma la che giocherà l'ultima il 1° di maggio, ma il 28 aprile in programma il recupero che deciderà il primo posto fra Acque Sapone Unigros e Pesaro. In A2 la Tombesi vince a Castelfidardo ed è dentro ai playoff. In Serie A femminile chiude al 2° posto la stagione regolare il Montesilvano dopo aver battuto 3-2 il Cagliari. Termina qui questa edizione del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19, vi ricordo come ogni martedì alle ore 21 l'appuntamento con Proteramo condotta da Jacopo Forcella. Grazie ancora e buona giornata.